Stretta finale per le misure anti-Covid e noi ci colleghiamo via Skype con il sindaco della città di Sulmona, Anna Maria Casini. Buonasera, sindaco. Buonasera Andrea, buonasera a tutti. Allora, il motto io resto a casa, quindi anche noi ci siamo attrezzati con i collegamenti via Skype. Dicevo, stretta finale, prima ancora del governo col decreto, vedremo quando e come sarà attuativo, i provvedimenti dei sindaci a cascata su tutti i comuni pelinni, tra cui proprio anche Sulmona, provvedimenti attraverso i quali poi sono state diramate ulteriori misure restrittive contro la diffusione del virus. Ecco, questi provvedimenti, sindaco, che effetto hanno avuto in termini di controllo del territorio, della popolazione? Bene, come sappiamo e come abbiamo ripetuto in più di un'occasione, vincere questa battaglia contro il virus, contro il Covid-19, impone di seguire delle regole ben precise che il governo sta emanando attraverso un susseguirsi di decreti, di provvedimenti che tendono sempre più a restringere purtroppo la nostra libertà a favore della tutela della salute, perché solo restando a casa riusciamo ad evitare il propagarsi del contagio. Abbiamo fatto numerosi appelli in tutte le sedi affinché questo messaggio arrivi alla popolazione nella totalità dei casi, a tutela dei singoli, ma della salute pubblica di tutti quanti. Purtroppo però non tutti hanno capito fino in fondo. Ancora troppe persone si sono mosse in questi giorni, in questa settimana, hanno creato situazioni di assembramento, mettendo quindi a rischio diciamo, la salute un po' di tutti i cittadini. Oggi purtroppo questo è un virus insidioso dove spesso sono gli asintomatici, quelli che comunque si muovono, escono, che possono creare il propagarsi del virus. Quindi insieme ai sindaci, malgrado già ci è stato richiesto un sacrificio molto molto grande, abbiamo ritenuto di dover sostenere e di chiedere un ulteriore sacrificio e quindi di emettere d'accordo con appunto la maggior parte dei comuni un'ordinanza ulteriormente restrittiva che imponesse il restare a casa e quindi anche diciamo, l'inibizione delle uscite per attività motorie e circoscrivere invece diciamo, le passeggiate, le uscite di casa per le necessità degli animali domestici in un raggio d'azione molto stretto. Ci sono chiaramente il governo si è espresso comunque in questa direzione in maniera molto spinta anche l'altro ieri, ieri e l'altro ieri, ma proprio dell'ultimo minuto un'ulteriore ordinanza del Ministero della Sanità e del Ministero degli Interni che hanno ribadito in maniera puntuale che non è possibile assolutamente questo dal 22, di poter diciamo, muoversi anche tra comuni limitrofi. Quindi ha ribadito e ha diciamo, chiarito con forza questo elemento. È un elemento questo molto importante, che tra l'altro è l'elemento su cui insieme agli altri sindaci siamo fermamente convinti che questo è un momento per il quale il nostro territorio ancora beneficia di una situazione leggera. Noi non abbiamo casi autoctoni, non abbiamo situazioni evidenziate, per cui va protetto il nostro territorio anche da contagi esterni. Su questo, e quindi con l'aiuto delle forze dell'ordine, abbiamo chiesto che venisse fatto un controllo specifico anche diciamo, sul territorio allargato della Valle Peligna, presidiando proprio le arterie d'ingresso in maniera puntuale affinché proprio si evitassero gli ingressi nel nostro territorio come veicoli quindi di contagio. Io devo ringraziare il signor Questore che comunque ha dato massima disponibilità a sostenere questa nostra richiesta per far sì che in pratica la nostra diventi una sorta di zona bianca, la possiamo chiamare, cioè un'area diciamo, protetta il più possibile affinché proprio diciamo, si evitino movimenti con diciamo, comuni limitrofi, comuni al di fuori dell'area del centro Abruzzo, riducendo al massimo quindi le occasioni di contagio. Come
comune di Sulmona a fianco delle forze dell'ordine, per le quali ricordo che già qualche giorno fa avevo chiesto appunto di sostenere un aumento sul territorio. Noi abbiamo la nostra polizia locale che sta facendo un lavoro veramente egregio, quindi sia in parte a supporto come pubblica sicurezza, quindi a disposizione del questore per il controllo del territorio, ma anche con l'attività ordinaria che è quella che i cittadini vedono quotidianamente per le nostre strade e nei controlli, quindi anche per verificare l'ottemperanza di ordinanze ed altro. Su questo, negli ultimi 3 giorni, quindi dal 20, 21 e 22, ci sono stati ben 71 controlli a persone e 38 controlli ad esercizi commerciali, ed un denunciato, proprio perché non ha potuto dimostrare di essere fuori casa con, secondo quelle che erano le possibilità previste dalla norma. Ecco, è un lavoro importante quello che le forze dell'ordine stanno facendo, ma credo che sia oggi questa la sfida più importante. Solo attraverso un controllo serrato, puntuale, circoscritto, noi potremmo evitare che chi contravviene o in ingresso o all'interno del territorio possa essere reale veicolo e pericolo per tutta la cittadinanza. Allora, il punto sulla situazione sanitaria. Sappiamo che la Regione Abruzzo, con apposita ordinanza, ha istituito l'unità di continuità assistenziale per i pazienti Covid, una CSA di Sandro, ma in ragione della densità della popolazione un'altra a Sulmona. Quindi non so se poi è stata attivata la relativa procedura e se c'è uno stato di avanzamento per il centro no Covid che lei nei giorni scorsi aveva sollecitato. Allora, voglio ribadire con molta chiarezza che Sulmona già oggi è un centro no Covid. Nella rete, quindi dei centri regionali, noi non siamo stati individuati come centro Covid. La nostra rianimazione, che ha 8 posti, ha da circa 3 settimane fatto in modo di attrezzare un posto letto in isolamento con pressione negativa. Ciò significa che è l'unico posto letto nella nostra realtà che può accogliere pazienti con virus. Questa situazione chiaramente noi dobbiamo preservarla, quindi far sì che il nostro ospedale continui ad avere un ruolo non Covid ed assistere soltanto pazienti che non sono affetti da coronavirus. Per questo io ho chiesto quindi all'azienda di potenziare tutta, quindi sia la rianimazione ma anche gli altri servizi perché possano diventare un centro di riferimento per tutta l'azienda e quindi liberare posti letto, quindi rianimazione all'Aquila o a Vezzano dove esistono reparti di infettologia, per poter consentire quindi al nostro territorio di svolgere un ruolo in una logica di complementarità funzionale con le caratteristiche del nostro ospedale. Su questa linea si sta lavorando sia dal punto di vista dell'organizzazione interna dell'ospedale e quindi con l'azienda nei prossimi giorni vedremo col direttore generale se ci sono dei passi in avanti anche in termini di potenziamento di quelli che sono poi i presidi. L'unità di continuità assistenziale è una misura che è stata individuata dal governo a livello nazionale, recepita con ordinanza il 20 marzo dalla Regione Abruzzo, su cui l'azienda sta lavorando. Sarà un'innovazione importantissima nella rete dei servizi proprio per il contrasto al Covid, perché consentirà la gestione domiciliare dei casi affetti da coronavirus, liberando quindi domiciliare a carico di medici che saranno disponibili in questa struttura territoriale, liberando quindi i medici di base, i pediatri di libera scelta e il medico di continuità assistenziale per garantire l'attività assistenziale ordinaria, quindi e per evitare una congestione negli ospedali e quindi propagare il contagio. Quindi è un'altra casella, è un'altra
nodo importante di quella che è la rete dei servizi che in tempi strettissimi il sistema sta mettendo in piedi per contrastare questa terribile emergenza. Su questo, ripeto, io sono in contatto con l'azienda per cercare quindi di mettere a disposizione quanto è possibile per accelerare tutti i processi affinché il nostro sistema sia reattivo e pronto ad affrontare questa vicenda in caso che diciamo, il contagio dovesse propagare e quindi interessare in maniera più importante il nostro territorio. Beh, c'è, diciamo, un lato buono intorno a questa emergenza. Sindaco sta uscendo la Sulmona solidale con le varie donazioni avviate proprio per il reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona. Certo, ognuno si organizza autonomamente come può perché sono iniziative spontanee, poi bisogna stare attenti a instradare, no? Queste iniziative. Allora, la solidarietà è una diciamo, delle espressioni che in questo momento veramente a me personalmente come sindaco mi rende particolarmente orgogliosa. In una città come Sulmona, ma direi tutto il territorio, c'è una gara veramente al portare un sostegno proprio all'ospedale, proprio al comparto sanitario che è percepito da tutti evidentemente come il pilastro per poter affrontare questa emergenza. Sono stata, diciamo, contattata da associazioni come punto di riferimento che mio malgrado sto cercando di assolvere al meglio, dirottando e quindi faccio un appello adesso pubblicamente, chiunque intenda sostenere il nostro ospedale o si riferisca alle cordate che si sono già organizzate, quindi hanno già messo insieme un numero considerevole con un canale ben preciso, oppure ancor meglio si rivolgano direttamente al direttore sanitario dell'ospedale di Sulmona che può dare tutte le indicazioni perché venga acquisito esattamente quello di cui c'è bisogno. Io credo che oggi sia importante prioritariamente, al di là, oltre alla strumentazione che comunque insomma sembra sia stata già acquistata da parecchi donatori, tutta la parte di presidi, cioè i dispositivi, l'ossigeno, tutta insomma altri diciamo presidi che sono di supporto e che è bene approvvigionarsi, quindi disinfettanti di cui bisogna approvvigionarsi in questo momento perché poi magari successivamente nel momento del bisogno potrà essere molto molto difficile recuperare. I nostri sanitari sono da sostenere chiaramente non soltanto sotto il profilo del sostegno materiale, vanno sostenuti dandogli la giusta tranquillità e serenità per lavorare, quindi mettendoli nelle condizioni quindi di non sopportare pressioni importanti, quindi mi riferisco anche a polemiche o ad altre modalità di interferenza con dei protocolli che sono molto rigidi e che sono controllati da professionisti che si muovono in maniera molto competente in questo momento. Quindi i nostri sanitari devono sapere che noi abbiamo fiducia in loro, che abbiamo fiducia e che su di loro riponiamo le nostre speranze perché questa fase si concluda rapidamente. Noi dobbiamo tutti essere molto attenti, abbiamo chiesto anche come sindaci all'azienda di intensificare il più possibile la fase della diagnosi, partendo naturalmente dai nostri sanitari, quindi ottimizzare, migliorare, aumentare anche i tamponi per poter escludere sintomatici o asintomatici che si muovono soprattutto in campo sanitario o nel campo delle attività ritenute essenziali, che sono quelle che oggi sono più a contatto con la popolazione, in funzione delle attività che fanno, raccomandando sempre agli asintomatici, invece di persone che stanno bene o apparentemente bene, di restare a casa. Allora, un ultimo passaggio, Sindaco, su quello che insomma, è avvenuto oggi, l'abbiamo detto poc'anzi, questa domenica nera, bestiale, per l'Altosangro, due
Non possiamo dimenticare quello che è accaduto solo qualche settimana fa. Questo medico di Sulmona nel Bresciano, abbiamo battuto noi la notizia, morto sul fronte, come eroe sul fronte, perché ha dato manforte proprio alla gestione dell'emergenza Covid-19. Non so se il sindaco si sente anche di lanciare un appello perché a queste persone vada anche un riconoscimento dello Stato. Beh, i medici oggi veramente sono coloro che in prima linea stanno affrontando le più grandi difficoltà e man mano che i numeri crescono con anche mezzi e strumenti sempre meno tutelanti. Oggi noi qui vediamo, guardiamo dalla televisione immagini raccapriccianti dove veramente i medici e tutto il personale sanitario che si sta occupando nelle zone rosse, quelle più colpite, veramente si trovano ad affrontare una guerra senza strumenti. E questo fa sì che con grande coraggio continuano ad affrontare diciamo, questo nemico e quindi come in tutte le guerre ci sono i caduti. Ecco. Gino Fasoli è sicuramente una persona che, tra l'altro, è un figlio del nostro territorio, un medico, che ha saputo interpretare fino in fondo il giuramento di Ippocrate che impone quindi la generosità, l'impegno ad occuparsi quindi della salute del proprio prossimo, come primo obiettivo. Ecco, io sicuramente, oltre a fare le condoglianze alla famiglia, dimostrargli quindi la vicinanza di tutta la città, quindi un riconoscimento sicuramente morale importante. Voglio ricordare che i medici sono eroi silenziosi, sono eroi che vogliono poter lavorare, stare sul fronte e non lo fanno sicuramente per avere dei riconoscimenti, ma proprio per rispondere alla loro missione. E come tale noi dobbiamo rispettarli, sostenerli in tutte le forme possibili, soprattutto in un momento come questo. Per cui riconoscimenti ai caduti, sicuramente, ma riconoscimenti anche a tutti coloro che oggi sono in battaglia, che sono in prima linea nel fronte aperto, che è quello che, insomma, nelle zone rosse, ma anche nei fronti non aperti o non ancora aperti, dove hanno bisogno oggi di avere la possibilità di poter lavorare in assoluta tranquillità. Voglio anche aggiungere che non sovraccaricare il sistema sanitario significa anche avere dei comportamenti responsabili nella quotidianità. Quindi riuscire oggi a mantenere, quindi evitare accessi in ospedale anche per situazioni diciamo non necessarie è un altro elemento importante. I nostri sanitari devono potersi occupare oggi di questa emergenza. E quindi come tali vanno, ripeto, sostenuti. Stiamo a casa, non ci ammaliamo e facciamo in maniera che i nostri sanitari possano fare il loro lavoro in piena serenità.